Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi innanzitutto voglio parlarvi della new entry in casa Nabla che riguarda le sopracciglia. Il prodotto in questione si chiama Lift & Fix Brow Gel ed è un gel fissante, trasparente e universale che garantisce sopracciglia disciplinate e pettinate per tutto il giorno, avvolgendole in un film flessibile che non lascia residui. Io ho ricevuto il prodotto direttamente dal brand all'interno di questa pochette con stampa rettile cangiante, super chic e comodissima, insieme ad altri due prodotti per le sopracciglia già in gamma: la matita automatica con mina ultra sottile Brow Divine, prodotto che io amo e conosco e che uso da anni, e invece poi la penna di precisione a lunga tenuta Brow Ambition, prodotto invece uscito di recente. Ora, la new entry quindi nella Brow Family Nabla ha un packaging molto carino, molto bello, come sempre diciamo per quanto riguarda le confezioni dei prodotti Nabla, è bianco madreperlato con dettagli oro e ha uno scovolino in silicone che adesso vado a mostrarvi, uno scovolino in silicone con anima rigida che riesce a distribuire uniformemente il prodotto dalle radici alle punte e riesce a pettinare, a sollevare le sopracciglia con una facilità estrema. E non so se riuscite a vederlo, ma sulla punta ha anche delle micro setole per andare a lavorare sulle sopracciglia più corte e sottili. Ora, io questo prodotto l'ho ovviamente già provato, l'ho usato anche stamattina, ve l'ho mostrato in azione su Instagram. È un prodotto che a me piace molto, ha una texture assolutamente leggera, è facile da applicare e da struccare, ha un finish naturale, fissa e modella perfettamente le sopracciglia per tutto il giorno, lasciandole però morbide al tatto, quindi non indurisce il pelo. Con un semplice gesto dona un aspetto curato e rende lo sguardo più aperto e liftato, proprio sollevato, quindi l'effetto è veramente Lift and Fix, per riprendere il suo nome, quindi è veramente il prodotto perfetto da abbinare al nostro prodotto per le sopracciglia preferito, per mantenerle appunto in posizione per tutto il giorno. Devo ammettere che in realtà io non ho mai sentito particolarmente la necessità di questa tipologia di prodotto, semplicemente perché io ho 4 peli, ma proprio 4 contati, non so se si riesce insomma a valutare in videocamera, e quindi praticamente io, anche se non le fisso, le mie non si muovono, non vanno da nessuna parte, però nel suo genere è un prodotto veramente validissimo, così come per me super valide sono le matite, ve ne ho parlato infatti in 7000 video, le matite quindi Brow Divine, queste matite che sono disponibili in 5 tonalità e sul fondo, che è una cosa per me veramente utilissima, hanno uno scovolino con setole corte e dure, perfetto per pettinare le sopracciglia e sfumare il colore. Queste matite sono quindi matite automatiche con mina ultra sottile, quindi mina di precisione, e consentono proprio di delineare, ridefinire e riempire i buchetti, gli spazi vuoti, imitando il pelo naturale. Si riesce praticamente quasi perfettamente a ridisegnare i peletti ad uno, ottenendo veramente un risultato molto naturale. Per le mie sopracciglia super sottili, corte e rade, queste matite sono veramente il top. La mina è molto sottile ma resistente, se non si fa troppa pressione non tende a spezzarsi, è duretta ma scrivente ed è anche gelosa al punto giusto, aderisce perfettamente alla pelle e non si muove per tutto il giorno, quindi non sbava, non sbiadisce. Per quanto riguarda la tonalità, io solitamente ho sempre utilizzato la tonalità Mercury, che è un marrone caldo, non rossiccio però. Adesso da Nabla ho ricevuto la tonalità Neptune, che vado subito a mostrarvi, è il primo colore che vedete, quindi si tratta di un marroncino freddo. Diciamo che su di me io preferisco l'altra, che ha per il sottotono insomma un pochino più caldo, però anche questo colore devo dire si armonizza bene con il mio colore naturale, quindi delle sopracciglia. Come vi anticipavo, ho ricevuto anche una penna di precisione a lunga tenuta, invece Brow Ambition. Questo è un prodotto uscito a giugno del 2022, ha una punta
Mi avvicino così la vedete meglio. Ha praticamente una micro punta in setole, mi fermo, una micro punta quindi in setole, e per creare tratti di precisione. È allunga tenuta, il tratto è subito molto sottile, ma subito pieno e intenso, non tinge ed è facile da utilizzare. È disponibile in 4 tonalità. Io ho ricevuto il colore Natural Brown, che vi mostro subito, che è questo, quindi in seconda posizione, e colore che direi è perfetto per capelli, quindi sopracciglia castani di media tonalità con un sottotono, con un riflesso, direi anche in questo caso freddo. Questo è un prodotto che dona massima definizione e colore alle sopracciglia, ideale per ottenere un effetto quindi tatuaggio a lunga tenuta. Diciamo che in generale però questo non è sicuramente il prodotto più adatto a me, proprio perché sempre per il mio problema, cioè per il fatto che io ho 4 peletti, preferisco sicuramente la matita. Perché io con la matita riesco ad ottenere, siccome ha una texture più presente, più corposa, riesco ad ottenere un effetto più realistico, quindi più tridimensionale, mentre in questo caso, insomma, è un pennarello, quindi dove non ci sono peli si vede la pelle colorata, però si vede che non ci sono peli, quindi comunque è un effetto che io non amo. Con la matita poi riesco sicuramente meglio anche a modulare, a gestire il tratto e a correggere eventuali errori, quindi sicuramente tra i due il mio prodotto è la matita con micromina. Questo per me va bene giusto magari come un step finale per aggiungere definizione e più che altro nella parte più esterna, quindi nella parte finale delle sopracciglia, ma è un prodotto fantastico per chi ha già delle belle sopracciglia, deve magari riempire qualche buchetto, andare a delineare delle sopracciglia poco definite. Dimenticavo una cosa importante: se usate il gel, quindi il Lift and Fix Brow Gel, questo prodotto va utilizzato dopo, quindi per non andare ovviamente a perdere la definizione del tratto. In ogni caso, comunque, per concludere, affidatevi ad occhi chiusi ai prodotti per le sopracciglia Nabla perché sono assolutamente il top. Poi voglio riparlarvi di Australian Gold perché c'è un'interessante novità che riguarda la linea Makeup Resistant. Sono infatti usciti i liquid eyeshadow, due ombretti liquidi facili da sfumare dall'intensità modulabile e dal finish luminoso. Il formato è praticamente come quello del correttore del brand, contengono 4 ml di prodotto e hanno un applicatore a spugnetta dal taglio obliquo. Io li ho utilizzati anche stamattina nel look che vedete, sono quindi due, ve li ho già mostrati in azione su internet però, e su Instagram. Sono molto performanti, hanno una texture che si fissa rapidamente, però dà il tempo di sfumarla senza creare macchie. Una volta che si fissano, che si asciugano, durano veramente inalterati per tutto il giorno, ma la texture è comunque elastica, una texture che accompagna i movimenti della palpebra, quindi non fa assolutamente, potete vedere il risultato, effetto secco, gessoso, quel terribile effetto palpebra in carta pecorita. Per quanto riguarda il finish, una cosa importante che volevo dirvi: non immaginate un finish metallizzato, insomma super brillante, perché non sono ombretti liquidi che contengono tantissime particelle super sottili, ma contengono invece pochi glitter, quindi una volta sfumati per bene sulla palpebra l'effetto luminoso è veramente molto sobrio, molto delicato praticamente, e vi consiglio di applicarli su un primer per non ritrovarvi con glitterini quindi sparsi sul viso. Vi dicevo, due sono le tonalità disponibili da utilizzare da sole, quindi singolarmente o insieme per creare giochi di luce e ombre. Vado subito a mostrarvi i due colori che, come vi dicevo, ho utilizzato per il look di oggi, ma questi sono i due colori swatchati. Abbiamo in prima posizione Sparkling Top, che è un tortora un po' violaceo, freddo, super raffinato, bello anche da sfumare nella piega, come ho fatto oggi, per dare profondità allo sguardo. E poi abbiamo Glowing Pearl, che è invece un bianco opalescente che dona luminosità e apre lo sguardo. Infatti lo trovo perfetto anche per andare a illuminare l'angolo interno dell'occhio e per creare punti luce al centro della palpebra. Sono quindi molto modulabili, sono leggeri, non seccano, sono facili da sfumare e sono quindi perfetti anche per look quotidiani, super veloci ma anche super resistenti. Sicuramente i colori non sono originali, non sono nulla di mai visto, però sono tonalità estremamente versatili e facili da indossare, come potete vedere. Io però spero ci propongano presto anche dei colori un pochino più caldi e anche più luminosi. Per l'occasione ho ricevuto anche una anca, per
però anche una Guilty Eye Pencil Black, che è una delle mie matite nere preferite in assoluto, infatti ve ne ho parlato spesso e volentieri. Una matita che sul fondo ha sia temperino insomma che sfumino, sto distruggendo tutto, ma io con queste unghie lunghe non riesco a fare più niente. Comunque, vi dicevo, c'è un pratico, un utilissimo sfumino sul fondo, ed è una matita automatica e anche waterproof, che ha un nero super intenso, ha una texture cremosa e scorrevole, e super scrivente anche nella rima interna dell'occhio, potete vederla perché è quella che ho utilizzato anche stamattina. Dulcis in fundo, dura inalterata per tutto il giorno, senza sbavare, senza sbiadire, quindi veramente ha tutte le caratteristiche che io ricerco in una matita occhi, quindi per me è un prodotto fantastico della linea Makeup Resistant. Tra l'altro adesso ho visto sul sito che è uscita anche marrone e sinceramente non vedo l'ora di provarla. Poi proseguiamo, se riesco a non affogarmi, con un prodotto invece del brand London Town, che è un brand sempre distribuito come Australian Gold in esclusiva per l'Italia dall'azienda milanese Euracom, che mi ha inviato questi prodotti. E London Town è un brand che propone una linea di smalti e curativi a base di ingredienti botanici di altissima qualità, e io ho ricevuto in questo caso un prodotto che è veramente una figata pazzesca. Io non avevo provato nulla di simile nella mia vita. Si chiama Rose Gold and Peel ed è praticamente una maschera peel off per le mani ad azione rivitalizzante, illuminante, anti-age, ed è contenuta in questo tubetto bellissimo, super raffinato, rose gold e rosa, da 104 ml di prodotto. È una maschera che ha una formula ricca di ingredienti antiossidanti e di preziosi attivi come niacinamide, cellule staminali vegetali, oro e rame. Va applicata solo sul dorso della mano, tenuta in posa 10-15 minuti, dopodiché una volta che è asciutta si elimina, quindi a strappo come una pellicola, sollevando i bordi. Ha un profumo delizioso dato dagli ingredienti botanici contenuti, una texture che non gocciola, quindi abbastanza densa e corposa, quindi mentre la maschera è in posa si può continuare a svolgere insomma le normali attività quotidiane. E poi dulcis in fundo, cosa che io non avevo capito finché non l'ho usata, la maschera è proprio rose gold, quindi praticamente sembra di rivestire le mani con, ecco qua, ho fatto un disastro, lo sapevo, comunque volevo mostrarvelo assolutamente, la texture, il colore insomma è proprio rose gold, quindi sembra, vi dicevo, di rivestire le mani con metallo fuso. È veramente bellissima da vedere, ma oltretutto è anche bellissimo l'effetto, perché è troppo bello questo colore, un ombretto così Australian Gold, no, comunque a parte gli scherzi, va ad eliminare quindi cellule morte e impurità, lascia le mani morbide, levigate, quindi luminose, riduce i segni del tempo, quindi è ideale per pelli mature, ma anche per pelli secondo me spente, opache insomma, perché veramente è secche, perché veramente migliora visibilmente l'aspetto delle mani, quindi direi una gran bella scoperta. E poi voglio parlarvi anche di Repechage, brand americano, leader nella creazione e nella messa a punto di cosmetici e trattamenti per la cura di viso e corpo a base di alghe marine, sempre distribuito in esclusiva per l'Italia dall'azienda Euracom. I prodotti Repechage sono di altissimo livello, danno risultati visibili e sono reperibili sul sito repechage.it e nei migliori centri estetici. Anche quest'anno, nel mese di ottobre, Repechage ha scelto di sostenere Pink is Good, il progetto di Umberto Veronesi dedicato alla ricerca contro i tumori femminili, quindi seno, utero e ovaio. Repechage perciò ha definito una selezione di prodotti la cui vendita contribuirà a sostenere Pink is Good, quindi acquistando uno di questi prodotti potete sostenere concretamente questo progetto, che è particolarmente importante perché da anni si prefigge di affiancare al finanziamento della ricerca scientifica la promozione della cultura della prevenzione. Ora, quest'anno per me questo tema è particolarmente delicato e sentito,
sito, perché come sa chi mi segue, insomma, io sono stata colpita personalmente da questo problema, perché sono stata operata qualche mese fa a febbraio alla Gemelli proprio per un carcinoma al seno. Io devo anzi ringraziare Repechage, perché proprio lo scorso anno io non avevo sintomi, e proprio dopo aver registrato il video con i prodotti per Pink is Good il 24 ottobre, non lo dimenticherò ovviamente mai, dopo aver registrato questo video, insomma, ho deciso di fare l'autopalpazione del seno, cosa che non avevo mai fatto prima nella mia vita, e insomma ho toccato questa pallina che poi purtroppo era un carcinoma. Io l'ho preso in tempo, almeno così dicono i medici, ma comunque si spera, perché con queste malattie purtroppo non si sa mai come si va a finire, però è sicuramente meglio prevenire, perché vi assicuro che la vita di chi vive queste esperienze non torna mai più quella di prima. Quindi sicuramente sostenete Pink is Good, ma soprattutto fate i controlli, voletevi bene. E ora cambiamo argomento, procediamo, perché non vorrei commuovermi. Insomma, io ho sempre avuto la lacrima facile, ma adesso, insomma, ancora di più, direi, comprensibilmente. Allora, i prodotti selezionati da Repechage fanno parte della linea Hydra Dew Pure, che è una linea studiata per donare una profonda idratazione, ridurre la profondità delle rughe e prevenirne la formazione, ideale per pelli da normali a secche. I prodotti, io ho ricevuto due prodotti della linea, come vedete sui prodotti c'è anche l'adesivo che specifica che ovviamente acquistando questi prodotti si va a sostenere il progetto, quindi Pink is Good. Vediamoli nel dettaglio. Ho ricevuto la Night Cream, che è questa, contenuta in confezione da 30 ml, che è una crema dall'elevato potere antiossidante e nutriente, che promette di trasformare l'aspetto della pelle andando ad aumentare del 58% il livello di idratazione dopo 4 settimane. Tra gli ingredienti chiave abbiamo 3 estratti di alghe marine, acido ialuronico e anche degli oli vegetali come l'olio di camelia giapponese, che riparano e rinforzano la barriera cutanea, aiutano a combattere e contrastare la disidratazione, la formazione dei segni del tempo, e aiutano anche a mantenere la pelle elastica. E poi ho ricevuto il Moisture Lift Serum, questo invece in confezione da 50 ml, sì, se non erro, spero di non errare, comunque, a parte le battute stupide, questo è un siero, quindi idratante e liftante, che sfrutta il potere di un glicobiopolimero che crea sulla pelle un film invisibile che svolge un'efficace azione liftante. Tra gli ingredienti chiave in questo caso abbiamo acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, abbiamo poi anche degli estratti botanici come acqua di mastica dalle molteplici virtù, rosmarino ed estratto di alga laminaria digitata, che sono attivi multiazione perché idratano, levigano, distendono quindi le rughe per una pelle visibilmente ringiovanita. Io non vedo l'ora di provare questi prodotti, ma non ho veramente nessun dubbio, dopo averne provati tanti nel corso degli anni, sulla qualità e sull'efficacia. Ma soprattutto devo ammettere, sono molto felice di aver provato parlato, lo sapevo io, di questi prodotti in un'occasione veramente così importante. Io ho detto tutto, spero di esservi stata utile, vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.